Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Stiamo incominciando un'altra settimana per la grazia di Dio. Oggi è lunedì 12 di luglio del 2021, noi stiamo leggendo la parola del Signore. Abbiamo incominciato venerdì scorso a leggere il libro di Secondo Samuele. Noi quest'oggi continueremo, ci sono diversi capitoli da leggere. Abbiamo visto la vita del primo re di Israele, Davide adesso come secondo re di Israele. Molte cose accadranno ancora nella vita di Davide, quindi facciamo attenzione, lasciamo la parola parlare al nostro cuore. Questo è un tempo di lettura, ma noi abbiamo anche un tempo di preghiera. E se tu vuoi pregare con me tutti i giorni, soprattutto in questo periodo estivo, Alba Nuova va in onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 del mattino o appena dopo. Noi saremo contenti di pregare. Io dico noi perché io insieme a tante altre persone. La mia preghiera non è più importante della preghiera di nessuno, però è una preghiera fatta con fede. A Dio Padre, nel nome di Gesù, attraverso la potenza dello Spirito Santo. Noi siamo la nostra Chiesa Evangelica Battista, si trova sia a Cesena che a Rimini, e noi saremo contenti di poter condividere un tempo di preghiera, pregando per te, condividendo il messaggio di Cristo, ascoltando te e portando un sorriso. Il sorriso attraverso la gioia che Cristo Gesù dà alla nostra vita, perché questa è la cosa più importante, che noi possiamo conoscere l'amore di Dio. Però ebbene, già ho parlato abbastanza, andiamo a leggere la parola del Signore, che noi durante questa giornata, per dirvi, noi leggeremo il capitolo 3 e il capitolo 4 di Secondo Samuele. La parola del Signore ci dice e ci insegna tutto quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita. Parola di Dio. Secondo Samuele capitolo 3. La guerra tra la casa di Saul e la casa di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte, mentre la casa di Saul si indeboliva sempre di più. Nacquero a Davide dei figli a Hebron. Il suo primogenito fu Amnon, nato da Ahinoam di Israel. Il secondo fu Chileab, nato da Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Il terzo fu Absalom, figlio di Maaca, figlia di Talmai, re di Gesur. Il quarto fu Adonia, figlio di Agit. Il quinto fu Sefatia, figlio di Abital. Il sesto fu Itreram, figlio di Egla, moglie di Davide. Queste nacquero a Davide in Hebron. Durante la guerra tra la casa di Saul e la casa di Davide, Abner acquistava autorità nella casa di Saul. Saul aveva avuto una concubina di nome Rispa, figlia di Aia, e Is-Boset disse a Abner: «Perché sei andato dalla concubina di mio padre?» Abner si adirò moltissimo per le parole di Is-Boset e gli disse: «Sono forse una testa di cane di quelle di Giuda? Finora ho dato prova di lealtà verso la casa di Saul, tuo padre, verso i suoi fratelli e verso i suoi amici. Non ti ho dato nelle mani di Davide e proprio oggi tu rimproveri lo sbaglio commesso con questa donna. Dio tratti Abner con il massimo rigore se non faccio per Davide tutto quello che il Signore gli ha promesso con giuramento, trasferendo il regno dalla casa di Saul alla casa sua, stabilendo il trono di Davide sopra Israele e sopra Giuda, da Dan fino a Beersheba. E Is-Boset non poté replicare ad Abner perché aveva paura di lui. Allora Abner spedì dei messaggeri a Davide per dirgli: «A chi appartiene il paese? Fa alleanza con me e il mio braccio sarà al tuo servizio per volgere dalla tua parte tutto Israele». Davide rispose: «Sta bene, io farò alleanza con te, ma una sola cosa ti chiedo, che tu non ti presenti davanti a me senza condurmi Michal, figlio di Saul, quando mi comparirai davanti». Davide spedì dei messaggeri a Is-Boset, figlio di Saul, per dirgli: «Rendimi Michal, mia moglie, con la quale mi fidanzai a prezzo di 100 prepuzzi di Filistei».
Isbosete mandò a prenderla dal marito di Paltien, figlio di Lais. Il marito andò con lei, l'accompagnò piangendo e la seguì fino a Baurim. Poi Abner disse: «Va, torna indietro». Ed egli se ne ritornò. Intanto Abner entrò in trattative con gli anziani di Israele e disse: «Già da lungo tempo state cercando di avere Davide come vostro re. Ora è il tempo di agire, perché il Signore ha parlato di lui e ha detto: per mezzo di Davide, mio servo, io salverò il mio popolo Israele dalle mani dei Filistei e da quelle di tutti i suoi nemici». Abner parlò anche con quelli di Beniamino, quindi andò a trovare Davide a Hebron per informarlo di tutto quello che Israele e tutta la casa di Beniamino avevano deciso. Abner giunse a Hebron presso Davide, accompagnato da 20 uomini. Davide offrì un banchetto ad Abner e agli uomini che erano con lui. Poi Abner disse a Davide: «Io parto e vado a radunare tutto Israele presso il re mio signore, affinché essi facciano alleanza con te e tu regni su tutto quello che il tuo cuore desidera». Così Davide congedò Abner, che se ne andò in pace. Intanto la gente di Davide e Joab tornavano da una scorreria portando con sé un gran bottino, ma Abner non era più con Davide a Hebron, perché questi lo aveva lasciato andare ed egli se n'era andato in pace. Quando Joab e tutta la gente che era con lui furono arrivati, qualcuno portò la notizia a Joab dicendo: «Abner, figlio di Ner, è venuto dal re, il quale lo ha lasciato andare ed egli se n'è andato in pace». Allora Joab andò dal re e gli disse: «Che hai fatto? Ecco, Abner è venuto da te. Perché lo hai lasciato andare così che è potuto partire liberamente? Tu sai chi sia Abner, figlio di Ner. Egli è venuto per ingannarti, per spiare i tuoi movimenti, per sapere tutto quello che fai». Joab, uscito da Davide, mandò dei messaggeri dietro ad Abner, i quali lo fecero ritornare dalla cisterna di Siva, senza che Davide ne sapesse nulla. Quando Abner fu tornato a Hebron, Joab lo trasse in disparte nello spazio fra le due porte, come volendogli parlare in segreto. E lì lo colpì al ventre e lo uccise. Fece questo per vendicare il sangue di suo fratello Asael. Quando Davide udì il fatto, disse: «Io e il mio regno siamo per sempre innocenti davanti al Signore del sangue di Abner, figlio di Ner. Ricada esso sul capo di Joab e su tutta la casa di suo padre. Non manchi mai nella casa di Joab chi soffra di gonorrea o di lebbra, o debba appoggiarsi al bastone, o perisca di spada o senza pane». Così Joab e Abisai, suo fratello, uccisero Abner, perché questi aveva ucciso Asael, loro fratello, a Gabaon in battaglia. Davide disse a Joab e a tutto il popolo che era con lui: «Stracciatevi le vesti, cingetevi di sacco e fate cordoglio per la morte di Abner». Il re mandò dietro alla bara. Abner fu seppellito a Hebron. Il re alzò la voce e pianse sulla tomba di Abner. Anche tutto il popolo pianse. Il re fece un canto funebre su Abner e disse: «Doveva Abner morire come muore un criminale? Le tue mani non erano legate, né i tuoi piedi erano stretti nei ceppi. Sei caduto come si cade per mano dei discelerati». Tutto il popolo rincominciò a piangere. Abner poi si avvicinò a Davide per fargli prendere cibo mentre era ancora giorno. Ma Davide giurò dicendo: «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se assaggerò pane o qualche altra cosa prima che tramonti il sole». Tutto il popolo capì e approvò la cosa. Tutto quello che il re fece fu approvato da tutto il popolo. Così tutto il popolo e tutto Israele riconobbero in quel giorno che il re non entrava per nulla nell'uccisione di Abner, figlio di Ner. Il re disse ai suoi servi: «Non sapete voi che oggi in Israele è caduto un principe, un gran uomo? Quanto a me,
benché unto re sono tuttora debole, mentre questa gente, i figli di Seruia, sono troppo forti per me. Renda il Signore a chi fa il male secondo la malvagità di lui. Secondo Samuele capitolo 4. Quando il figlio di Saul ebbe udito che Abner era morto a Hebron, gli caddero le braccia. Anche Israele fu nello sgomento. Il figlio di Saul aveva due uomini che comandavano bande armate. Uno si chiamava Baana, l'altro Recab. Erano figli di Rimmon, di Beerot, della tribù di Beniamino, perché anche Beerot è considerata come appartenente a Beniamino. Sebbene i Beerotiti si siano rifugiati a Gittaim, dove sono rimasti fino al giorno d'oggi. Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio storpito, il quale aveva 5 anni quando arrivò da Israel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì, e in questa sua fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. I figli di Rimmon, il Beerotita, Recab e Baana, andarono dunque nelle ore più calde del giorno in casa di Isboset, il quale stava facendo il suo riposo pomeridiano. Penetrarono fino in mezzo alla casa, come volendo prendere del grano, lo colpirono al ventre e si diedero alla fuga. Entrarono in casa mentre Isboset era steso sul letto nella sua camera. Lo colpirono, lo uccisero, lo decapitarono. Poi presero la sua testa e camminarono tutta la notte attraverso la pianura. I due portarono la testa di Isboset a Davide a Hebron e dissero al re: ecco la testa di Isboset, figlio di Saul, tuo nemico, il quale cercava di toglierti la vita. Oggi il Signore ha fatto vendetta per il suo re, mio signore, su Saul e sulla sua discendenza. Ma Davide rispose a Recab e a Baana, suo fratello, figlio di Rimmon, il Beerotita, e disse loro: come è vero che vive il Signore, il quale mi ha liberato da ogni angoscia, quando venne colui che mi disse: ecco, Saul è morto, pensando di portarmi una buona notizia, io lo feci prendere a uccidere a Siclag per ricompensarlo della sua buona notizia. Quanto più adesso che uomini scellerati hanno ucciso un innocente in casa sua, sul suo letto, non dovrei chiedervi ragione del suo sangue sparso dalle vostre mani e sterminarvi dalla terra? Davide diede l'ordine ai suoi uomini ed essi li uccisero, troncarono loro le mani e i piedi, poi li appesero presso lo stagno di Hebron. Presero quindi la testa di Isboset e la seppellirono nella tomba di Abner a Hebron. Quindi vedete che in questa transizione c'è un momento di molto conflitto, un gioco di potere, ma Davide voleva fare la volontà di Dio. Non perdere domani, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore, il Signore parla attraverso la sua scrittura. Questa rivelazione ispirata, inerrante da parte di Dio, parola che Dio ha dato per la nostra vita. Quindi che il Signore possa davvero benedire e guidare il nostro cuore e che noi durante questa giornata possiamo lasciare lo Spirito Santo riempirci della sua pace nel nome di Gesù. Ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi, nel nome di Gesù.